Non so se si vede, non so se si sente. Buonasera. Salve a tutti. Siamo già a partita inoltrata. E forse era meglio che non è inoltrata. Sta andando peggio di peggio. Sta andando discretamente male la partita, però avverto del potenziale. Quando? All'ultimo secondo? Sì. L'oggettino. Visto? Io non vedo Jax. E si sono fatti l'ultimo. Ma qua attento, eh. Ma dove va quello da solo? Ce la fate giù? Sì. C'è la Velvet, il messaggero. Lo mette mid. Già sta qua. Mi serve una mano. Signori, siamo qui a cercare di vincere questa party. Che se? Cos'è? Cos'è? Ma Cosa sono sti cosi? cosa? Cosa, Marco? Forse li mette Velvet. Ma cosa? Sono dei piccoli pippottini. Sì, li mette Velvet. Come fa? Domande, come fa? Lo fa un punto. Hai ragione, Marti. Dobbiamo vincere lo stesso. Come non ce ne frega, sappiamo solo che li mette e ci dobbiamo stare attenti. Ma quella Velvet appartiene A Gennaro. è la regina del vuoto, Velvet. Mannaggia. E appartiene a quell'altro che mette i pippottini, no? Stanno nella stessa fazione, va. Sì, Ah, vediamo ok. di farlo. Cled, non dire parolacce che siamo in live. Twitch contestualizza. No, ma in bot non si può stare, ma questi fanno male. Fanno male, ma asce che ci fa mid. Ma io non ho idea. Comunque dalla prossima partita proverò a non commentare prima che finisce la partita. E sarebbe buttata. Forse questo Uri era ancora vivo e li avevamo uccisi tutti. Ma purtroppo non è così. E questo succede quando non giochiamo a team compatto. Perché siamo 3 contro 7. Non è normale. Vabbè, però, cioè, devo dire la verità. Non è fortissimo il jungler, però a me mi ha fatto bei gank. No, ci prendiamo sia il barone che il drago, io voglio tutto. Io sì. Oh, c'è Cimo. Ok, va bene così. Va bene così. Dai, dai, c'è il drago libero. Drago free! Aspetta, no? No! Mamma mia! Ok, di nuovo. Guarda, tengo 100 di vita, 150 di vita. Che quanto tengo? What? Ma io quello non ci posso fare niente. Lo riesci a raggiungere? Cuocilo! Disease. Andiamo al drago, che facciamo?
Vabbè. Non ci credo. Io non ho la ulti. No, no, non venire, non venire. Non venire, non venite. Sono tutti. Oh, mamma, guarda qui. Mamma mia. Vabbè, fanno bravo. Sì, non so fanno. Stanno venendo tutti i miti. Se volete ingaggio. Marco dice se volete ingaggio, però non aspetta risposta nostra. No, ma la so, non mi aspettavo a lei. Ok, ben fatto. Andato, stiamo rimontando la partita. O stiamo montando la partita. Punti di vista. Buonanotte, buonanotte, Fiorellino. Buonanotte, tra le stelle, il cuscino. Ma aiuta Chris. Sta pure Marti, Marti fa finale. Fa finale, po, ci rimangia pure. Vai, 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 vai. Boom, madre. Oh, che pacchis! Dai, la mia finale. Oh, mamma mia! Io da dietro continuo a sputare danni, letteralmente. Mamma mia. Prendiamo il top, prendiamo il top. No, io vado via perché se viene Velvet. Vabbè, lui si tiene poco lì. Eccola. Mamma mia. Ditemi che la live si vede. Non lo so, non sto vedendo. Ale, adesso noi fuggiremo. Ciao Martino, è stato bello. Vedi come corre, man. Fai anche le capriole. Da un solo minuto, solo minuto. È più bello così rispetto a prima. O era sempre stato così? No, no, non era così. È la skin che mi ha fatto così. Bello, bello. C'è una morti nei paraggi del barone. Beh, Marco te l'ho detto! È del barone, non del drago! Io sto vedendo
capita. Ho sentito cose nel frattempo, quindi non vorrei. Oh, l'ho presa la Velvet della mia. Cioè, mi sono un po' vuole. Si sente. Oh! Vai, Drake. Come mamma mia, spammate. Spammate! Mi sono arresi! E ve l'ho detto, che me l'aspettavo sta partita. Mamma mia, che partita! Sta partita, voglio, è partita! Nel senso che se ne è venuta alle Maldive! Perché alle Maldive? È partita! Non l'ho capito. La partita è partita. E se ne è andata alle Maldive. Partita. Primo gettone di maestria 7. Altri due lo porta alla maestria 6. Altri due gettoni. Buono, dai, buono, dai, buono. Dai. Però io, Cogmo e Illaoi hanno fatto molti più danni di tu. Come fa quella ad aver Belvet ad aver fatto solo 736 danni? Ci pensavo, come dice Martina. Tu ti fai troppe domande al quale non ci saranno mai risposte. Sempre perché così devi andare. Punto. No, volevo vedere i campioni in offerta. Lo vedi dopo. Vedo Jinx rubacuori. Me la compri? No. No. Si sente. Sì. Abbiamo un surcio a favore nostro. Vabbè. Comunque, ragazzuoli, io ricorderò ogni giorno. Venerdì. Venerdì alle 6:30. Tutti pronti per la live. Ma che voglio dire? Ma scusa, ma non scrivono support e poi se vanno via la support. Ma chi l'ha scritto dopo? Ma io state capendo qualcosa di quello che stanno scrivendo? No. E quindi io dove vado? Cioè, quella scritta giungla. Dopo, quello dice che è support. Ma se posso avere troppo support. Giungla, che giungla prendo? Shivi? No, tra questo o questo. Kindred. O questo. Kindred. Ok, allora stavo ricordando venerdì alle 6:30, tutti pronti per la live dedicata al mondo Pokémon, quindi spiegheremo cronologicamente tutte le serie e i film dei Pokémon. Però, con alcuni aneddoti. Però posso dire una cosa, essendo che Dragon Ball era solo giochi e film, ok, però essendo che Dragon Ball è cartoon, serie, film. Abbiamo fatto solo i film. No, dico, non facciamo tutto insieme. Se non capisci niente, non fornisci più. I giochi li terremo per un'altra live. Potrà tenere solo serie animata. No, è meglio specificarlo, che non parleremo di giochi. Cioè, non ne capite niente. Allora, secondo me, converrebbe che la live sui Pokémon la dividiamo in due parti. Perché 22 film. Anzi, facciamo 23 film, sono un po' difficili da fare in un paio d'ore.
Insomma, cioè comunque ci sarà, tra virgolette, non lo so se ci sarà meno o no da parlare. Altrimenti possiamo fare Io venerdì e ricordo che sabato. Saidonia, per parlare del primo film Pokémon, ha fatto 2 o 3 video da un'ora, un'ora e mezza cada uno, eh. Va Sì. bene, il primo ci sta, il primo perché ho io. No, non parliamo, Tu mo, ce sennò, l'hai detto. se Lo so, però no. no, no, non voglio parlare mo, però il fatto che è una cosa abbastanza lunga. È il primo, sì. Il primo, sì. Il Per primo. tutta la storia che c'è dietro. Ma tutta la. Allora, c'è tutta la storia dietro, ma. A parte la storia dietro, c'è pure la storia di quando io sono andato a vederlo. Personaggio ha le preferite che sei il primo. No, devi finire di fare spoiler, cazzo. Cosa hai detto Fabrizio? Il personaggio anime che quale? Il personaggio anime che io amo? Oddio, non lo so. Non lo so. Visto tanto di tanti di quegli anime che stiamo parlando fa custodia non scimmi te. Ma come, che fai? Detta questa battuta me ne posso anche andare. Ragazzi, è stato un piacere. Oddio, mi stanno cadendo anche le cose. Ma è stato un piacere, arrivederci. Spero che nessuno abbia capito questa. No, in realtà, Ale, non so come tu che cosa stai facendo e dicendo. Meglio così, credi, meglio così. Vediamo. Drago o Bullo? Chi vincerà la lane? Drago o Bullo? Come Bullo? Che bello contro a me. No, sto cercando. Ah, perché quello è un pollo. Sì, è un uccello, sì. Vabbè, è una divinità, però. Sai Ma com'è? il fratello. Divinità uccello. No, a me il drago, dai, è più forte. Comunque la puntata che abbiamo fatto su Cyberpunk è stata piena di falli. No, vero, Ale? Immagino. C'era quello che era un pervertito. Comunque è andata a finire che io gli volevo dare uno schiaffettone. La cheese. Oh, mamma mia, ci ha girato un pugno, ma non volevo, cioè non volevo che. L'hai ucciso. Non lo so che morto ha fatto kill. Comunque ci ha girato un pugno tutto sangue in terra, non si capisce La specificare Marco gli ha dato un pugno in testa quando quello stava a terra. vabbè, per vedere se era morto niente. No, Prima l'ha pigliato per no, ma quello faceva le cose con le ragazze. Povere, povere ragazze. Cuore puro di Marcus. Purissimo, la ghiaccia non muoiono. E vabbè, io voglio do uno schiaffo. Cacissimo. Ma proprio se lo proprio se le tirava i schiaffi, ha detto ma chi se mo c'è un buffo in faccia. La maglia sua di che chiama, com'è possibile? Non lo so, iscrombio. Pensate un gioco a campioni normali. Ok. Allora, trattini minion, passo un attimo dalla mid, non mi voglio far vedere. Non so se mi vede da qua. Eh sì, da lì sì, dovevi passare per di qua. Vabbè.
Perché voglio fare presto, che voglio prendere. Penso che già sono andati loro, Pike non lo Oh, vedo. non è vero! L'ho preso! Hai preso tu? Sì. E Muffy siamo tu. Comunque sappi che Bot ti vuole togliere tutte le cose che tu fai, eh. Fino appena è uscito subito sono andati. C'è attendo lei. Stai jungler bot qua. Ah sì, con tutte le frasi che dice, ormai. Lei sai che potresti fare? A gran richiesta. A gran richiesta del pubblico. Perché io vedo che in chat stanno scrivendo tutti questa cosa. Ma perché non ti metti a fare dei video sulla lore di LOL? Vabbè, prima che cambia, dopo cambia. Quello mo Così vediamo pure. sì, no, lo potrei fare, Potresti fare anche le però. differenze di ogni patch, come? No, le differenze Vabbè, là c'è Terenas. no. No, no, Terenas. Pure Terenas sta facendo le lore di League of Legends, quindi. Insomma. Potrei fare dei campioni che non ha fatto Terenas. Che tra l'altro io seguo, quindi non voglio togliere la lavoro a No, ma Terenas. secondo me Ma tu non lo questi toglierai, campioni. Lord. No, ma secondo me tu devi fare sui campioni che tu sai usare. Non lo Non toglierai, è che li però per preferisci. rispetto alla sua immagine, allora sì. Questo sì. Non, cioè, non credo vivamente che deviamo il lavoro a Terenas, io. Terenas, se ci senti, noi ti supportiamo sempre. Karenis, se ci senti, noi ti supportiamo sempre. Preinside, se ci senti, Sì, noi ti supportiamo sempre. Vi supportiamo sempre. Kaelenis, se no per qualcosa ti supportano Dario Moccia, so che ci segue sempre, ogni Esatto, sera. noi ti supportiamo. Certo, Noi ti supportiamo. quando non ha niente da fare, dice, ma vado a vedere quei poveri qua, quattro pisci sto. Li sosteniamo un po'. Oh, mica male. Cerco di prendere quello, non Per so favore, come. ci potete fare un po' di pubblicità famosi, grazie. Dario Moccia, tu che mi sei sempre stato un amicone. Mangiamo insieme. Giocavamo insieme. Andavamo a scuola insieme. Ma è lontano, non ce la faccio. Oh, aspetta, aspetta, dai. Questo mo viene, non se lo aspetta. Non c'ho il salto. Dai, andiamo fermi. Kiss. Oh, che culo, fuggi! Fuggi! Non ce la faccio. Oh! No! Ti salverò io, cugino! Mamma mia! Corri ragazzo laggiù, un pam param. No, mi fastidio, vai tu, un pam param. Ammaccatano, guacchette. Ritmo. Non so se si può dire.
Nanna, nanna. Un pacchetto di palloncini. Per poi chi ho. Nanna, 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 nanna. Ma si affoga lei. Un sacchettino di budello animale. No. Non puoi dire le cose contro gli animali. No, non ci vediamo gli animalisti, anche perché noi siamo animalisti. No, noi siamo animalisti. No, però... Animalisti in che senso? Sim, sarà animale, sim, pesce storto, voglio. No, nel senso che noi amiamo gli animali. No, ma sì, no. Se scendono e pensano noi... Mangiamo... Siamo felici. No. Mi sono espresso male. Misura quello che dici. Misura espressione. Mettiamo i mondini su lei. Questa impressione. Tieni presente? No, tengo passato. Ah, io la boia. Dipende, se è sulla pizza allora sì. No, è nella pasta. Vabbè, è integrale. Allora, di vabbè. Dice reali, però soprattutto di fatto. Allora, vabbè. Allora, si invita. Cercare il migliore per giocare la situazione. Attenzione, c'è un bike selvatico. E comunque so cosa, se mi date una mano. Marco! Quello. Ah, è morto. No, se si salvava lì. Marco, ma non si chiude mai fa la wish. Non c'ho più niente. Marti! Non c'ho niente, Marti! Tu come vai? Oh, che pacchi sei! No, Pike! Chi è che ha abbandonato Kim? Oh, cosa hanno fatto? Tu, io stavo nel trano a mano e tu non si chiude, mi lascia da me là. Stavo male, mi stavo da mezz'ora col coso che mi faceva. La fate stimmi voci. Ma stava nella ultima, come? Ma voi avete già suo punto? Ne capite niente, allora. Cioè Martina, io. Esatto. Contro la Pike, quindi immagino quel duet capace. Ma c'è la messa nella clown a me? No, ma da spiegare perché mi ha la clown a me? Allora, un colpo di scemo per dirmi, perché chi si sta facendo? Grazie a me. Ma è una clown. Vai. Su una sola su. No, questo è un po'... Cioè, alla il cervello di una gallina, quindi... Che ha detto? Aiuto! Perché vedi? No, niente, non so. Ale! Ti ne ha chiesto le due? Ah, no, lascia sta. Perché per il mid di nel... Ma che pazzo fai Spike mangiato con me? Ma scherzi qua, non mi sta diventando lo spavento. Ma capisce. Nessun sorcio è stato maltrattato. Però mi hai dato della clown a me, non ci capito perché io. Sarà un sorcio da circo.
No, mi ha dato la clown a me. Sarà circa un surcio. Morgana. Ha detto che non sa fare le Q. Però sua madre gliele fa. Così sta scritto. Cioè, se faccio la quindi lezione di Pike, Pike grabba e Pike si muove, no, non riesco a prendere me il bo. Infatti. Ma forse la vende meno. Ale, corto. Quando tutto su forma S9. 48 e già su 120. Oh. Cosa la vende meno? Far! E te la farma! Andranno al drago. E che se ne andava su 10 ormai, ma sono se non vale. Vado a fare compagnia. Manca il bot! Stanno facendo? Sì. Non so sto facendo che. Attenzione! Oh no, sono qui. Manca vai! Ci sa qua, ok. Adesso è Winga, già. Oh, ecco come ha fatto il lag la bacia. Ma vedi, se quello muore, a me un po'. Oh, vieni con me, vieni con me. Sarà quello là. No, io mi arrendo, guarda su free. No, l'attività è scena, lascio... Manca il bot. Yasu mid, ma no. Torch. Che ci fa Zir Promo? Vai. Ma sei riuscito a prendere pure la torre bot? Due torri. Ottimo. Mamma mia. No, metti la doppia V sui minion. Non tenirei però. Vabbè, fai. Arrivo, Ale. Ci sono. È fuggito. Faccio il drago.
Ah no no no, sono solo senza niente. Visto, visto. Quanto è scemo questo? Ah, ho sbagliato. Vieni da noi. Guarda. Ma io non sapevo che me lo schiattava. Ah, no, niente, a posto. Pensavo che mi uccideva, invece no. Solo gli altri parti sono un pochettino. Marco, attenzione. Marco, attento. Ah, io lo so, verso! Come so vero? Che significa so vero? È la GPS immobile, senza cosa un coppe, ci saranno fini. Ah, vedi, vedi! Ah, ho sbagliato. Ho Pike indietro. No, pochissimo. No. No. Faccio il memento. Cioè quando ci arrivo però. Ma lui continua, ha capito? Chi dice? No, morto.
Cioè, devo dire la verità, però è una partita equilibrata alla fine. Sì, nel senso che comunque. Oh, sono quasi 25 minuti. Siamo con le morti molto vicine. No, ce ne sono poche, capito? Non. No, io dice spallo dragma. Sì, ma mi sembra una. Ci sto io, non mi vedi? Tu ci cadi? Yasuo qua di. Lo uccidi tu? No. Dai, io prendo un attimo questo. Yasuo se n'è andato. Mannaggia. Oh no, c'è addosso, c'è addosso. L'ho fatto. Giusto, andiamo a botte e ci vediamo là dopo un po'. Chi era qua? Vai. Dietro, dietro. Trundolo, trundolo. No, no, io Yasuo. Pike. Non dire la verità che levando a Twitch Morde sa giocare, cioè uno è collaborativo. Pike sale. Pike su. Non avevo visto che aveva messo lo scudo. Non avevo visto lo scudo, mannaggia. Tan 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 tan
E non ci la... Ok. Ce la lasceremo, ma...
Abbiamo troppe kill insieme. E a farmo poi ci dividiamo. Basta. Tu che mi cercai nell'erba, tu no, me ne sono fuggita, io sono scemo. Trundellino, trundelletto, mamma mia, Dove stai quando è cercando? bello Adesso la cerco. trundellino, trundelletto. Arriva Marco. Che stia facendo qui, non so ci fai qui. Quattro, no. Pike e Yasuo al draghetto, che vogliono fare? Draghetto, che c'è in botte? Che non c'è ancora, non lo credo, sono... Io prendo il resto. Morde bot vuole morire. E si sa via da me, ma non c'è un segno, ci costruisco. Tu non marci da me. Sì, appena sono uscita. Quello a Morde ha preso l'altro monte. Casuccio, che ci sia, nessuno. Piano piano ti sei fatto il bagno. Vabbè, nessuno se lo aspettava. Le cose si fanno quando meno te l'aspetti. Però andare a prendere un altro. Ma voi così ingaggiato! Come dietro? Ci sta ancora! Stava da dietro non sbucando quando poi andava laterale. Io andrei a uccidere Mord. Lo so. E due. La sa va in bot, in base. Come va? Va usato il TP? Probabile. Ma no, non piassi questi istinti omicidi. Sì, no, sì.
Ogni si è buttata addosso. E chi sta a Ciro, Martino? No, no, chi sta a Ciro, sta a me. Ma che fu? Si vede da me, mi metto lo scudo, Marco, non mi vedo. Stavo nella finale di qui. Boh. A me non fa niente, ho tempo. È uscito un altro video di Marcus e Martina che fanno cose. Ah. Ah, bene, bene, bene. Su YouTube, Martin. Non si dice. È uscito, ma non abbiamo detto chi, no, dove, né perché. Dove l'hai detto? Chi l'abbiamo detto? Ma sai che non ho visto? Si è cambiato, sì, si è cambiato. La cornice. La cornice. Su YouTube che non si possa dire Twitch. Ah, andiamo buoni. Infatti mi raccomando, se dovete dire qualcosa su YouTube dite sempre il canale rosa. Rosa, cioè, viola. Il canale viola. Ah, ok, mi piace, bello, bello. Ma si può dire Twitch su Twitch? Mannaggia. Non si può dire Twitch su Twitch. No. Che si può dire? Il rosso e il viola insieme. Cioè il rosso e il viola. No, allora su YouTube non puoi dire la parola Twitch. Però su Twitch puoi dire la parola YouTube, a quanto ho capito. Comunque stavo pensando di aprirlo, cioè di non renderlo escluso ai minorenni. Cioè abbiamo una fetta di pubblico molto minore così. Io non devi stare attento a quello che diciamo. Sì. Ma tanto con il tempo ci abituiamo, alla fine. Ale. Ma no, io non ho la prima. Ci fotto. Marti, vai avanti, vai. Marti, vai, vai. Ti preoccupare, Marti. Siete troppo avanti. Ma tu l'hai detto, vai avanti. Marco, ma anziché, dove sta Marco? Ma Marco, ma Marco se n'è andato, no, Marco sta dalla nostra parte. No. Thank you.
Ma io andrei a fare poi il barone. Anche perché ce l'ho nei cosi. Boom! Minchia, ma quel tempo di attivare la zona. Marti fuggi! E mo? Sì, però avevi la finale. Ma chi? Io? Martino. Io non cambio niente. Oh, c'è da G! Tu praticamente ti dovevi buttare e metti attivare la finale e zoniare. Così avremmo vinto il fight. Sì. Però se io avessi capito quello che stava succedendo, perché io non ho capito niente. Io alla mannaggia finale ho visto Yasuo e Marco. Fuio! Fuggi! Questo sono io. No! No! Yeah, 0,1 per la cosa. Stanno al barone. Che devo fare? Devo levare il danzatore. Se no mi levo la lama, metto la cosa, la botrica. Levati la botrica e mettiti la brava sana. Che dici? Mi serve una 50. Oppure il coso, l'angelo custode. No, è inutile perché sta Pike. Ma è una domanda, se Morde fa la finale e Morde fa la finale. Vale, l'ultimo che l'ha fatto. Ma io, ma perché fate sti fight senza di me? C'è un draghetto. Quale draghetto? Non c'è più il draghetto. Se riesci a stunnare Yasuo abbiamo vinto il fight. Infatti. Va bene. Stunnare Yasuo, perché Yasuo tiene quasi tutte le kill. Ok, ci proviamo. Dai. Pure se devi morire, non fa niente, però basta che lo stunni. Va bene. Dai, facciamo questo tentativo di salvataggio del game. Così a me non è salvataggio, stiamo vincendo. Medico, per finirla prima. Finirla prima, siamo a 43 minuti. Importante che senza di me non potete vincere mai. Allora ti sto volando addosso. Ah, ecco. Ma ti addosso.
Marti, scendi! Scendi! Ma sei andato in Cina, sei andato su Saturno! Oh, pure Martina. Voglio secondo gettone. Ma adesso ogni partita mi hanno gettone, come funziona? Oh, che scaramente meteore. Su un meteore. Jason mi ha battuto sui danni inflitti. Vabbè. Ma quello quando si fida Jason è difficile, capito che te ne esci. Ma è Kindred, da quando ce l'ho? Kindred! Ah, ce l'ho a 6, ecco che era difficile prendere il gettoncino. Ok, vediamo un poco qui che si dice. Qui si dice che... Scendi giù. Scendi. Oh, che bello. Però 45. Scendi. Non l'hai vista Jinx? No, prima l'ho vista. Gnar gentiluomo. Mi sa che salta ancora ad acquistare skin. No, non li metto. Che però prossimamente usciranno sulle cose su Overwatch. Non li metto, non voglio, è finito. It's a finish. Veramente fa. Sì, sì. No, ma Marco non lo sa, Marco, non lo sai con gentizia, cioè, ah no, è quelli là a tempo, ma non è... Codice digitale monete Overwatch se è bloccato. Sarò se quando chiamavo. Oh, eh. Vabbè, scusami, facci pazienza pure tu. Ui, ma che è sto Taric ritmo spaziale? Timo ritmo spaziale, vai, ma che è? Horn ritmo spaziale. Ah, Nami è bella, ma ritmo spaziale, dai. Chroma. Sì. Mi si era disconnesso un attimo qui. È un peccato però, che devo essere onesto. Ma alla fine le croma con con gli essenzi blu, no. Io aspettavo. No, infatti, io sto aspettando. Oh, ma che tengo 138.000 essenze blu. Ti compreresti tutte? 22.000, 22.500. Alla fine sei riuscito a prenderli tutti i campioni, no? Primario, primario. Il primario? Marco, io non c'entro tutti i campioni prima di te. Oh! E com'è che io tengo 138.000? Che io so. Ah, perché io tengo una... 10, 11, forse 12 pagine di... Ehi! È troppo.
facciamo un Adam? Sì. Ma come ti l'Adam? E speriamo con tutto il potere delle lance. Ma Martina esce da lì, a me esce da lì, non so. Ma probabile che questo aggiornamento mega che devono fare, perché devono mettere il fatto che si può prendere i gettoni anche nelle Aram. Non ho capito niente, è tutta una frase completa, è tutta una parola. Non lo so. Ma come a team OMD? Vinci Mark 17, se ci senti dammi una mano. Potrei giocare full up. Miau Kai. No, ma guidati. Non fai il pazzo. Oh no no no. Però ci sta pure Kyle. Prendi Kyle. Kyle è potente. Io ho rollato, quello voleva rollare. Ma questo dice che non gioca mai Vigar, ma che ci può giocare Vigar? Ale, ma tu fai RG Vint. No, aspetta. Yeah. Allora, si può giocare in molti modi diversi, ma se lo giochi bene, in qualsiasi modo tu lo giochi, cioè lo sai fare bene, in qualsiasi modo lo usi. Bella la skin di Annie. Vegano lo puoi fare tank, lo puoi fare full AP, lo puoi fare... Allora, ovviamente, se lo fai full AP... Ma pure sono. Però se lo fai tank, cioè mezzo tank, ci vuole un pochettino di tempo per fare danni, però non ti buttano più giù. Lo puoi giocare ibrido pure, lo puoi giocare full velocità a beat east. Marco, ma tu ancora non mi hai detto che pesci vuoi? Ci devo pensare. Mo che facciamo l'antologia? Il fatto delle cose... Io oltre a quelli là che ti ho fatto vedere, io mi metto pure Snorlax. Non c'è azzecca niente, però vabbè. Ci sta. ci metto il cappellino da pescatura Snorlax. Comunque, cioè volendo possiamo anche fare video di aggiornamenti del tipo del Nintendo Direct, aggiornamenti Pokémon, aggiornamenti queste cose qua. È perché l'altro giorno hanno fatto, cioè in questa settimana hanno fatto sia Nintendo Direct che gli aggiornamenti Pokémon che dovranno uscire. Sì, sono stati annunciati anche il DLC e le due forme che ho detto ieri di Virizion e di Suicune, forme Palos. Per un attimo pensavo di essere Veigar. Facevo la E e non si metteva il circo. Ma parlando di Veigar, convinto bro. Sì, è come essere convinto di essere miliardari. Vai in banca e non c'è manco un euro. E più o meno la stessa cosa. Come io l'altra volta pensavo che... Ti ricordi, Marco? Io ero te. Vabbè, stavi delirando. Te la facciamo passare per buono. Ma che cosa? Quando Martina si pensava di essere me, mi ha fatto uccidere.
Prima si è fatto uccidere a lei, poi mi ha fatto uccidere a me. Ci sta. Oh, ma questo è il doppio, succhio. Che è il doppio succhio? il doppio zucchero. La folletto Dyson. Vega. La deficienza. La deficienza. Na 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 na. Allora, io non ho un commento. Ma venire, ci ha buffato sta chat. Avete bisogno di mano? Io no, grazie. No, no. Oh, ma non è uscito brutto. Con la Medusa e Kyle. Oh, fateli andare nel fungio. Oh no, l'hanno visto. Non avevo visto che l'avevano visto. Invece un piccino. Prendendo un gigante. Ha usato bene il cazzafà. Il coso che mi oscura, l'accecatore uccellare, come si chiama? Marco, è Queen. Queen.
Non so come si chiama la mossa, io lo chiamo l'accecatore uccellare. No, non voglio mettere l'uccello in faccia, ma c'è. Mamma mia, non ci si può avvicinare. Penso riuscirebbe a uccidere pure me. Senza mano però. Aspetta un attimo, questi 100 euro. Che è portato c'è? Ah sì. Non mi ricordo neanche più qua. Questo è troppo bello Queen. E ho messo il fungo, gli alleati lo stavano levando. Piano piano. Arrivo Queen e si butta un po' fu. Lo fa prendere pure gli alleati. No, che piatoli. Una braciolo, dei braciolo.
No. Chi sta di là? Oh! Oh! In queste sere... Questo è pa... No! Leggende Pokémon Celebi. Che dici? In che senso? Giochi su Switch Online. Nuovi Pokémon su Pokémon Unite, va bene. Nuovo Mystery Dungeon. Pokémon Sleep, quello che avevi fatto tu. Ah, sì. Il DLC di Diamanti. Il DLC di Scarlatto Violetto. E poi Detective Pikachu 2. Mamma mia. E questo è nuovo però, io non l'ho letto stamattina. Uscirà Detective Pikachu 2. Pokémon Brawl, Pokémon Millennium. Ragazzi, seguite Pokémon Millennium se volete avere delle se volete essere aggiornati sul mondo Pokémon e su Switch anche in realtà. Questo tu già lo segui? No. Ale, dopo mandaci in direct un post, così poi lo seguiamo. Fatto. Thank you. Super veloce adesso. Tipo che ha caricato giù la torre. Devo mangiare il poro. Vogliamo scusare un po' poro.
Devono prendere quello. Ah no, ma chi ne ho mio? Chi è? È mio questo? Sì, è un fungo. Eccoli. Allora, ultimo oggetto che mi faccio. Morello. Dente. Che mi dà potere magico a Paola, tipo il bastone secolare. Ma lo so, io, cioè io se vado magico, mago, non... Ci sono altri che... È durato assai. Raga, vi ho dato campo libero. Fate quello che dovete fare. No. Ah, vabbè, era quadro. Meno male. Meno male. No, no, non era neanche quadro. Sì. Era quadro, bro. E finisce così? Sì. 4v5, signori, abbiamo spaccato, devastato. Mamma mia, 3 partite, 3 vittorie. Incredibile. Incredible. Mamma mia. E chi si aspettava? Clip, clip, clip. Adesso lo vogliamo. Ovviamente io quando non le porto chi? A te. Ah, vero. Sei con me, non ne ho sentito la mancanza. Infatti. Io l'ho portato giusto per principio. Ah, no, ma hai fatto bene, hai fatto bene. Che non è che lui ha avuto dei problemi e si è disconnesso. No, no, lui no, ha lui detto ha avuto non Veigar vuole... e ha detto che non lo usa mai. E giustamente, mica uno in Aram si impara i nuovi campioni, no. Ma poi che ci vuole usare Veigar? Appunto. E ora scavi che livello è a loro? Perché è impossibile che non ha mai stato nemmeno mezza volta. No, ha detto che non lo utilizza mai. Ma ah, questo ancora lo devo provare. Beh, questa scena. E ho un livello 69, metti Nagumi livello 6. Forse pure questo non lo gioca mai... principalmente in bot. Ma che cazzo c'ha fai? Va bene, lo faccio meglio Woods. Non me l'hanno cambiato ancora. Ok. Ok.
Signore e signori, terminiamo qui la live a mezzanotte precisa. Perché oggi siamo un pochettino così. Riprendiamo domani, sempre con Cyberpunk. Finisco prima Cyberpunk. Sì, finisci prima Cyberpunk. Ma quello è Perché noi l'ultimo. stavamo facendo tipo un giorno The Last of Us, un giorno. No, finisci prima Cyberpunk. Finisco prima Cyberpunk. Vabbè, poi vedremo No, se. se no alterna. Fai così, alterna. Come stiamo con la testa così? Quello che ci vuole giocare, giochiamo. Volevo ricordare a tutti che oggi alle 4 è uscito il video sul canale YouTube Marco e Martina fanno cose e domani uscirà un altro offscreen di Age of Empires. Ah, bello, bello, bello. Ansioso di vedere questa cosa. Continueremo la storia, insomma. Mamma mia. Ciao Vicente! Ciao Vicente! Sta? Ma non l'ha visto? Perché noi non teniamo il coso. Sta in live, sta scrivendo. Ciao Vincenzo, Ciao Vicentotto! benvenuto, benvenuto adesso. Ma mi hai ascoltato? Perché io prima ti ho invocato. Sì, siamo qua nei santi. Marco! L'ho invocato veramente. Perché mi era uscito Timo. Detto Vincenzo, guidami. Sempre migliori. Oh, grazie! Sempre migliori se ne vanno. Cioè, Ma prendono Ale! promozione. Ale! Mamma mia! Siccome Marco stava invocando i santi, tu pensi No, sia lui no, che ha invocato santi? ho invocato l'aiuto di Vincenzo. Vabbè, ci Perché sta mi era pure uscito quello. Timo, allora ho detto, oh, guidami, fammi No, io sì, vedere. me ne Allora. andrò, ma dopo 3 giorni ne susciterò, dici. Una cosa del genere mi è capitato quando ho fatto il platino a Mirror's Edge. Che si è resuscitato dopo 3 giorni. No. Che allora, praticamente piccolo, un mio amico che in realtà si chiama Roberto, ma non lo chiamavo piccolo perché È il cognome. con l'assonanza di Dragon Ball. Sì, Vabbè, ma è il cognome, cioè. noi lo chiamiamo piccolo, lo chiamiamo Junior, sempre stato così. Vabbè, vai avanti, dai, racconta. E facevamo questo gioco Mirror's Edge. E che è difficilissimo tra l'altro. E abbiamo fatto a chi lo finiva prima, insomma. A un certo punto, io quando ero sul finale, che io l'ho platinato dopo tanto tempo, non sono riuscito a platinarlo subito. Allora, sul finale, che erano tipo le 4:30 di notte, dovevo fare delle gare di velocità. Diciamo extra a quelle là della storia. È arrivato a un certo punto. Io ero stanchissimo perché erano le 4:30, le 5, non mi ricordo. E stavo facendo queste cose. E vedo un'ombra che mi passa davanti, ma nel gioco. E dicevo, e io prima di dire sta cosa, oh, piccolo, aiutami a fare queste gare. E mi passa la sua ombra registrata quando lui fece le gare all'epoca, insomma. È stato troppo bello. E niente, quindi mi ha guidato verso il platino. Anche se alcuni record li ho superati, alcuni no. Però l'importante è averlo finito.
averlo guadagnato. E quello per me rimane e rimarrà il gioco più difficile che io abbia platinato. Ma ti Mirror's avevi Edge, chiesto com'è andata PS3. la live, Marco. E la live com'è andata? 3 su 3. Tra cui l'ultima. L'abbiamo vinta 4v5. Perché c'era Veigar. Cioè, questo che gli è uscito Veigar, si è ingrippato dicendo che lui non gioca mai Veigar. Entra, cioè, non è che nella selezione campioni se n'è andato, no, ha fatto iniziare la partita. È rimasto in base. Niente, poi è rimasto in base. E tra l'altro, Vince, abbiamo fatto due normal e una un, due normal, due gettoni S con Aurelion Sol. Ora mi manca il terzo gettone, lo porto a livello 7. Sì, ormai hai perso il posto del pesce storto, Vince, perché quello ormai non ero solo è una cosa. A me, anche se ci sta, perché con questo clima bisogna fare l'aerosol, Esatto, ragazzi, perché fate tutti l'aerosol. e quindi ci sta di più. Quindi il pesce lo lasciamo più in primavera, in estate, Pesce quando si va primavera, al che mare. significa? Quando si va al Significa il mare. pesce di primavera. È perché si sbocciano gli amori in primavera, quindi sbocciano anche i pesci. No, Vabbè, lui non può usare dappertutto. Ragazzuoli, Manca un no, mese mi per il manca pesce ancora un po' d'aprile, dai. qua. Un mese esatto al pesce d'aprile. 20 giorni. Wow, devo finire sta cosa. Ehi, ce la fai, Midion? Io oggi l'ho aperta, mi è uscita uno Ma ce la fai in shiny. 20 giorni ad arrivare a 500? Non basta che fai un paio di tattiche. Il fatto che non le facciamo. Oh, Almeno una volta ogni tot di giorni dobbiamo fare cioè una tattica di squadra di gruppo qua. Hai chiesto se abbiamo visto l'ultima patch. sì. Sì. Oh, io so bellissime le skin. Che cosa l'ultima patch? Quindi così. Alle, no, ma non penso che intenda le skin, intende l'aggiornamento forse. L'aggiornamento, stanno pure le skin, stanno qua, Il vedi. buff di Fizz. Fizz verrà buffato. Vabbè, ah sì, ho letto chi verrà buffato e chi verrà nerfato. Se mi chiedete quale sono, non mi ricordo. Allora, Però. stanno adesso, vai No, sopra. perché al Sì. finale, quando escono queste cose di nerfare e buffare, io mi Esco. focalizzo solo sui campioni che mi interessano e basta. Se non c'è nessuno, non mi interessa. In realtà si trova qua. Ma scusa, buff? Si stavo leggendo, però. Ci dobbiamo preparare, noi siamo pronti a tutti, perché noi siamo un popolo di pesci storti, un team di pesci storti. Siamo pronti a tutto, cazzo, tutto. Fizz astronauta. Voglio ma gate è impossibile da prendere. Il livello 7, mamma mia. Ragazzuoli, direi che è arrivato il momento. Sì. Arrivato il momento. Quindi domani live verso le 6, 6 e mezza di Cyberpunk. E vabbè, sera, solito orario sul LOL o sul mio canale o Snorlax Alex. No, Alex Snorlax. Ma no, Snorlax com'è? Snorlax Alex. Alex. Però devo impostare bene l'audio perché l'ultima l'audio non si è sentito bene. Allora faremo prima, risolveremo prima questi problemini tecnici e poi
Venerdì preparatevi tutti, spammate questa cosa perché spiegheremo tutti i film e tutte le serie di Pokémon. Se ci riusciremo. Se ci riusciamo in una puntata, altrimenti stoppiamo lì dove arriviamo e continuiamo alla prossima. Ma state leggendo la chat? No. Sì. Ah, ok. Quindi se Vincenzo sabato si vuole unire alla nostra live, cioè Sempre venerdì, però va bene. venerdì, se si vuole unire anche lui alla nostra live insieme ad Alessio e forse Sul, ci farebbe piacere. Più siamo, più pesci storti siamo. Perché anche io non ho visto dei Pokémon. Lui non ha visto film dei Pokémon. No, Alessio io li ho visti i altrettanto. film dei Pokémon, ma non tutti. E quindi, capito, Anche io non tutti. cerchiamo di. Recupereremo. Ho visto la No, maggior no, che parte. vuoi recuperare tutti quei film fino a venerdì? Tu sei Io ce pazzo. ne ho recuperato Tu. uno. Ieri. Ah, quella che stai Ah. vedendo. Quello era un film, non era una serie. No. Praticamente l'ultimo che vanno nella giungla, che ci sono i Zoroa. Cioè, che fa pica Zoroa. pica Vabbè. pica pica. Comunque. Vive Pokémon sempre sono le magiche vincenti. Quindi se devi venire a noi, casomai ti metti a cantare Sì. questa canzoncina in Ah, certo. sottofondo. No, ma più che altro dopo aver fatto questo video dove raccontiamo e spieghiamo tutti i film e serie Pokémon, ci sarà quello lì finalmente della selezione del Pokémon più Più bello, bello, il più Pokémon più forte brutto e più e più forte. brutto. Ma perché dici tutte queste tutto con te? Esatto. Diciamole, zii. Forte, Allora, più forte, più più bello bello e e più più brutto. brutto. Tra le E diverse, tra i diversi giochi. E poi ci sarà uno che vinceranno. Che possono essere no, giochi, i diversi. Ale, aiutami che sono stanco. Pokédex. No, generazione. Generazioni, quindi ci potrebbero Generazione, si essere chiama. anche Sì, due Pokémon generazione. nella stessa generazione, no, non lo sapremo. Comunque, che poi non ho capito una cosa, però. Pokémon Pikachu e Eevee tipo stanno in tutte le generazioni. No. No, allora ti spiego subito, Martina. Allora, ogni tot di giochi Pokémon fanno un remake di una vecchia generazione. Ok. Ora ti spiego. I primi giochi Pokémon che abbiamo giocato io e Marco è Pokémon Rosso Fuoco, Verde Foglia. Quelli erano remake dei vecchi giochi Pokémon Rosso e Verde. Ci Ok. abbiamo fatto anche Blu e Giallo, che Giallo però è uscito Ok. solo in Sì, Giappone, non è esatto. uscito in Oriente, in E Occidente. in realtà c'è la versione inglese, sai? Sì, vabbè, ma non è E Blu, Pokémon no. Blu mi pare che non è mai uscito fuori dal Giappone. Mi ricordo uno dei due. Vabbè, comunque poi ci Vabbè, stava guardiamo. dicendo una cosa. Esatto, quindi poi ogni tot di generazioni, ogni varie 2 o 3 generazioni, fanno un remake della vecchia. Pokémon Eevee e Pikachu è il remake di quel Rosso Fuoco e Verde Foglia. Ma in qualsiasi gioco però li troviamo. Ma Eevee e Pikachu, perché sono Pokémon iconici e si trovano in ogni Ah, ok, generazione, vabbè, a sì. me l'importante è quelli perché vinceranno loro per me. Che in realtà no, iconici, più che altro Pokémon comuni, spiegando a livello di fauna locale, insomma. Fauna, eh. Parte, ah sì, ah, vabbè, ma però li hanno sempre inseriti perché sono Sì, Pokémon. vabbè, sì. Pikachu è diventato iconico grazie alla serie. Tra cui ricordiamo che grazie, cioè, per la serie, alla fine Pikachu era un Pokémon usuale. Sì. Non si usava sempre, era. Vabbè, questo tratteremo questi argomenti più in là. Venerdì. Adesso un saluto galattico a tutti quanti. E
E buonanotte. Buonanotte. Ciao. Ciao. Ciao.